Amici miei belli nefasti, ben ritrovati in questo nuovo video. Sto a 1800, non mi fa salire il gioco, raga. Era arrivato a 2000. Come ogni season, c'è quel momento in cui droppo per tipo 2 settimane dei 200-500 medaglie e poi l'ultima settimana mi fa risalire. Di solito è sempre così, per questo sto abbastanza tranquillo. Sto giocando quindi a Clash per divertirmi più del risultato. Sto aspettando che finisca questo momento. Iniziamo a giocare con Royal Recruits, ragazzi. Il P.E.K.K.A. è il mio mazzo preferito. Dobbiamo dire la verità di questa season, mi piace veramente tanto. Però se becco Mastino, raga, puoi essere bravo quanto te pare. Ma non c'hai proprio le carte per difendere. Non so se vi ricordate il mazzo che utilizzo. E quindi, raga, voglio cercare un mazzo magari che c'ha più probabilità di scammare contro i counter, capito? Perché ne trovo tanti in sto periodo. Voglio provare sto golem, vediamo come va, semplicemente. Zero aspettative, però voglia di giocare, questo sì. Guardate, abbiamo trovato un cannoniere, questo è ottimo per noi. Non so come fa il cannoniere Rotelle a targettare proprio il farmer, ma questa è un'altra storia. Qua vabbè, dai, infuriamo anche per girare altre carte alla fine. Non posso te sicuramente infuriare qua. Very poco tu sei. Non so se parti adesso coi golem. Sì. Facciamo magari prima strega e invertiamo l'ordine, però. Però sì, le golem qua è molto interessante. Perché non credo che lui mi possa fare le recruit 7 in difesa. Cioè, non credo che lui avesse troppe elisir. Opta per il coglione. Qual è il Discord? Che in realtà il farmer qua diventa veramente molto forte, no? Ok, devo abilitare a questo punto ora. E ora lui può fare abilità, dopo che io fa... Cioè, lui deve aspettare la mia abilità per poter abilitare a sua volta. Ok, ma sapete che questi sono bei danni de blob? Fireball non la faccio mai, eh. Ok, adesso posso fare Arrows, forse. Tanto devono essere gestiti, sti stronzi. Non faccio mai Fireball se lui non fa niente. Anche per sto motivo, in realtà la mia idea era un'altra. Cioè, io avevo paura dei Royal Recruits, mi capite? Cioè, se io avessi fatto Fireball solo sul dottore, lui mi poteva giocare Recruits dal fondo. E io non avrei gestito i Recruits. Quindi la Fireball lì era un errore gravissimo, secondo me. Ma veramente grave. Ah, quell'opponente è pure italiano, manco mi era scorto. Allora, vabbè, che bello. Raga, che bello giocare contro gli italiani quando non so in live. Quando non sono in live, anch'io delle volte ho il matchup contro gli italiani. Altrimenti. Va bene, comunque ci siamo. Dai, fammi recruits, amore. Da, mamma mia, che emicrania. Se cioè, mi vuoi dire che qua non fai recruits? Mo' il dottore te lo fa. Te tiro la fireball, però sul dottore stavolta te lo dico. Ah, beh, fai recruits. Guarda un po'. Era obbligata recruits. Grazie a cazzeca. Dai, fai il dottore. Mamma mia, che emicrania, sto ragazzo, comunque. Dai, è veloce. Ricordiamo che l'opponent c'ha una carta conosciuta al mondo col nome di. No, buonanotte, c'è una truppa alle torri chiamata cannoniere. Però posso dire una cosa? Non mi aspettavo di aver preso. Puttana di merden! Ah! Ok, non sono messo benissimo. Devo essere disonesto. Cazzo, non. Ok, qua sono abbastanza constricted, I think. Forse mi ha dato questa opportunità. Non vado a splittare gli scheletri evoluti. So che sembra assurdo, raga, ma qua secondo me è me molto meglio non splittarli. No, a sto punto così forse. Ah, girato. Però i blob fanno un botto di danni, eh. Ho i blob anche a destra, ragazzi, eh. Ho i blob. Ok, ho fireball. Allora, raga, posso dire una cosa? Buon matchup. Col cannoniere ero sicuramente un grande 100-0 totale di opponent, eh. Ero 100-0 totale. Bella partita, glielo diciamo, italiano, ci mancherebbe. Poi abbiamo vinto, quindi per noi sta sicuramente bella. Non so per lui, se per noi sì, per lui non lo so. Comunque, ragazzi, codice creatore nefastone. Questo è un deck Golem Royal Recruits, un po' diverso. Deck della domenica, che ne so, lo chiamiamo così. Non so se lo scrivo nel titolo. Scalata col deck della domenica. Mi sa di no, in realtà. Vabbè, comunque, poco importa, raga. Ma avete visto? Il mazzo, un minimo si comporta. Allora, il gioco non è scriptato. Però è possibile che appena metto i Golem, la seconda partita trovo già il boia. La seconda partita, mignotta. Ok, allora, se non avesse il boia, io sarei 100-0 totale qua. Non dico assolutamente di no. Però il boia mi rimuove un botto e robaccia. Adesso io mi sono salvato, raga. Ma, raga, io faccio i golem nudo per la disperazione. Cioè, questo c'ha il boia, raga. C'ha il pecca pure. Che io, cioè, io faccio fatica. Ehi, muore il pecca, sì. Non è che l'hanno reso immortale. Ah, pure drago elettrico. Ecco, questo sembra un deck da stream sniper. Cazzarola, non sono in live, quindi è impossibile che abbia sniperato, lo so, leggete tra le righe, non sembra. Sembra quasi sì che mi abbia sniperato con un mazzo così. Boia, drago elettrico e pecca. Lamplane. Monaco.
Ok, qua è molto semplice la situazione. O gioco reclute o gioco reclute, altrimenti ho perso sempre. No, non è, sì, no, sì, reclute mi piacciono in realtà perché proteggono i pipistrelli, capito? I pipistrelli sono tankati dal drago. E in più posso fare questa, no? Ah, sì, ok, giusto, lui deve andare di là. Ovviamente abilitiamo per disperazione più totale possibile se... Cioè, evitiamo se un altro un pecca molto forte. E a me va bene, ovviamente, perdere la torre perché sono costretto. Questa è rischiosa, però magari se già sbaglia... Cazzo, non ha sbagliato l'opponent però, raga, qua. No! Dai! Scheletrini di merda! Oh, però ho fatto un'altra torre, ridendo e scherzando, raga. Ho giocato paradossalmente sul fatto che lui c'è la dagger. E ora, raga, non mi venite a rompere coglioni dicendo... Nefasto, mo... Fortuna che ha sbagliato, doveva far pecca qua, avrebbe vinto probabilmente. Oh god, dovrei avercela fatta, raga. Dovrei, parla al condizionale, ma dovrebbe essere veramente un ottimo spot questo per noi, raga. Veramente ottimo. Cioè, qualche chip, io mi rifiuto di credere che non la faccio con le golem, capito? Ma qualche chip, qualche chip damages. Allora, raga, fortuna che c'è la dagger, fortuna che ha sbagliato, perché altrimenti io sta partita non l'avrei mai vinta. Come vedete, raga, contro un matchup 100-0 totale, assoluto, come può essere l'opponent in questo caso, si può vincere, ma deve essere l'opponent a sbagliare. Se, vabbè, oddio, lui aveva pure un mazzo molto pesante, quindi magari gira pochi boia durante una partita. Però vi faccio un esempio, in generale contro un 100-0 si può vincere, ma l'opponent deve sbagliare qualcosa. Se l'opponent gioca bene, a gioco corretto, raga, il counter stravince. No, non c'è veramente che dire. Magari per il cycle rubi una partita, ma pure lì non dipende da te. Dipende più dall'avversario, purtroppo. È questo che... un po' così. Però se l'avversario fa un errore, assolutamente si può vincere anche contro un 100-0. Ci mancherebbe altro. Vediamo, facciamo scheletrini, eh? Giriamo le golem. Una cosa che un po' mi disturba è sto mazzo, no? Che a me piace delle volte giocare tipo il pecca first play, no? Per, oddio, almeno prima del nerf, adesso non mi piace più in realtà. Perché, adesso, questa è una cosa carina. Secondo me, prima del nerf del pecca, potevi... Famo finta che questa è in pecca, puttana ladra. Questa è in pecca, te potevi fare pecca pure first play. Per giocare proprio per l'evoluzione, perché l'evoluzione era troppo troppo forte. Adesso che stavo nerfato, paradossalmente, giocare pecca first play non mi piace più così tanto, perché la differenza in realtà si sente, cioè... è ancora. Vabbè, cazzo, però... Prima il boy e poi il bocciatore se gioca golem, ma fatemi capire. No, perché per carità, il gioco non è scriptato, non l'ha mai pensato nessuno, quindi ci mancherebbe che adesso lo dico io per primo. Però, cazzo, ma dai! Ah, giusto, c'è pure il bombarolo, me l'ho dimenticato. Vabbè, abilito e prego, raga. Qua. Ciumba umbosis. Questa la quitto, raga. Bowler e Chumba Umbosis. Questa si può tranquillamente quittare, raga. Cerco di attaccare subito perché magari... Ah, no, però gira il bocciatore. Ce la fa a giocare a 5, di sicuro. Cioè, qualche danno lo stillo, per carità. Qualche dannino, sì. Poca roba, ma sì. Non so neanche se c'ha bombe repo, in realtà, a sto punto. Da tanto che non trovavo Chumba Umbosis bocciatore, comunque, ragazzi. Non mi aspettavo fosse tornato. Vabbè. Qual è il discorso? C'ho paura del... Sì, della strega, buonanotte. No, no, c'ho... una madonna, è una miseria. È una miseria, fulminavo così. Ma che vuole fa? Bomba... Che cazzo la fa con sta tornado? Ha miscliccato, non ci credo. Il problema sarà quando faccio un bambosi sponte fregandosene altamente delle mie soluzioni. Vabbè, abilities now, scusa. Vediamo se fa il bomber. No, non lo fa. Faccio un bombosis difensivo ancora più forte, effettivamente. Raga, è disperatissima questa play. Ci mancherebbe others. È completamente impossibile bypassare il bocciatore, raga. Carta veramente terribile per il mio mazzo. E quindi io ci provo, raga. Non mi aspetto assolutamente vincere la partita. Assolutissimamente no, raga. Però veramente il bocciatore è capace di difendere un intero push di Igolem. Avete capito bene. De conseguenza, io, raga, o attacco adesso o mai plus. C'è un altro bocciatore qua, ragazzi. La partita è completamente persa nell'anima. Non ho preso... Vabbè, pensavo averlo preso. Va bene, ci sta, ragazzi, dai, c'è. Contro...
Io non voglio dire che il gioco è scriptato, no? Però metti Ecole e metti Troy, prima il boia e il bocciatore. Fortuna che non l'ha mai pensato nessuno prima di me, altrimenti, come dicevo, il dubbio ce l'avrei avuto. Però sono cose che capitano, raga. Boia e bocciatore. Se va alla prossima. Col pecca però trovo Drago Inferno. Vabbè. Andiamo, raga, andiamo alla prossima. Capita, no? A parte gli scherzi, raga. Il gioco non è scriptato e capita. Prima ho detto che nessuno ci ha mai pensato per fare un attimo una gag, però... No. Ho giocato Golem First Play a cazzo e cane. Va bene. E... Però no, a parte gli scherzi, raga, capita. Che vedevo di... Allora, vediamo se è 2.6... Ah, un'altra volta Drago Elettrico Bocciatore. Ah, un'altra volta. Ah, è in meta sto mazzo, quindi mi volevi dire. È esattamente il mazzo che ci ho appena asfaltato. Ma è identico. Guardate, col bocciatore... Identico, lui proprio, ragazzi. Lui. Sì, esattamente identico nell'anima, raga. Identico nell'animissima proprio, eh. Raga, ma che cazzo se ne fotte di perdere. Cioè, nel senso, buonanotte. Perdo la torre senza problems, raga. Basta che ne faccio una pure io. Perché io non arriverò mai sotto torre. Guardate quanta merda c'ha lui. Per difendere. È un peccato, raga. Ah, questo c'ha Stain anziché il bocciatore. Vabbè, andiamo alla prossima, ragazzi. Cose un po' strane, raga, non volevo essere un video in cui parlo solo dello script. Però è particolare sta roba, veramente particolare. Perché capite perché è il momento mio in cui non riesco a salire, a recuperare, anzi. È il momento in mezzo alla season de troppo, questo, come vi dicevo. Cioè, questi qua sono matchup bellissimi da trovare col pecca. Però io col pecca purtroppo trovo altro. Tra l'altro sta pure a lagga il gioco, che cazzo sta? O è l'opponent che un attimo non sa quello che vuole fare, vabbè. Comunque famo la terza partita, raga, sto mazzo mi sa che lo bocciamo addirittura. Se trovo... sto periodo però boccio tutti i mazzi in realtà. Tanto, raga, anche se cambio trovo altro. Peccato, veramente un peccato perché ho fatto due belle partite, raga. Ho anche scammato e adesso una volta bocciatore, una volta Stain con Ciumba Umbosis. Anche perché Ciumbi, il gigante, io con cosa lo gestisco? Vabbè, se va alla prossima. Peccato, peccato però. Capita, come dicevo, capita. Se mo me lo fai trovare la terza volta, mi incazzo però. Questo è umano, credo, no? Cioè, adesso mi fai trovare per la terza... Ah no, è Logbait stavolta. No, in realtà con Recruits non dovrebbe... con Cannoniere non dovrebbe avere il... No, è Logbait. Vabbè, sicuramente col Cannoniere me la posso giocare, eh? Questo è sicurissimo. Qua non vado a cercare... Ah, è il mazzo del Dr. Puerto Rico col cannoniere. Che caponata, vabbè. Allora, facciamo così e di qua famo la streghina. L'idea sarà anche giocare a scheletrini, no furia, mi raccomando. Qua scheletrini vanno giocati. Per girare il prima possibile, capito? Poi ricordatevi anche che lui c'ha il cannoniere, quindi l'abilità se arriva, non dico che è partita vinta perché non è così, però è tanta robetta. È arrivata, qua sono stato molto fortunato. È vero che c'è la principessa, qua ha sbagliato ma ha dato valore. Io spero che arrivi in tempo. Le frecce noi le abbiamo tirate, ve lo giuro sulla mia vita. Magari qualcuno non ci crede, però sì, io le avevo selezionate, sono arrivate. E ragazzi, se il matchup è fattibile, come vedete, non ho troppi problemi a vincere la partita in pochi secondi, anche oserei dire. Peccato sì per quei due Ciumba Umbosis, veramente tristi, che... Cioè, poteva venire un video più carino, semplicemente questo, veniva un video veramente carino. Qua possiamo difendere, potremmo farli pure ponte giocando ancora una volta sul cannoniere, qua c'è poco a fa. L'opponent se ci vuole provare seriamente mi deve fare i Cruiz dal fondo, secondo me è la giocata che non mi dà problemi, perché ho una soluzione anche per i Cruiz fondo, però magari mi può dare la possibilità di sbagliare, capito? Magari sbaglio e lui la ruba. Suspicious, ma pensa te, suspicious. Ok, qua ovviamente noi facciamo reclute al fondo, ce ne freghiamo di suspicious, questa è sicuramente la migliore qua, ragazzi. Sì, 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 per poi hittare tranquillamente di suspicious. Ok, prepariamo arrows, potrebbero servire. Sì, servono direi, direi che urgono anzi. Qua, bah, non è che mi fa impazzire sta play, però tutto sommato... Dai, approfittiamo del valore, raga. Poi comunque faremo le nostre abilities now, le nostre cazzatelle, tanto per capirci, dai. Allora, andiamo. Oh, forse qua non so, stavo troppo preciso. La migliore credo addirittura fosse giocare ancora una volta Recruits, no?
con 30 secondi non dovrebbe cambiare tanto, devo essere disonesto, una volta ogni 1000 però in realtà cambia. Ok, qua abbiamo girato frecce, farò una furia immagino, sì dai, facciamo furia ragazzi, poi in caso giriamo, ma guarda, forse non devo neanche girare le spell, no? Posso semplicemente attaccare, l'opponent deve difendere, non mi farà la torre, mi darà qualche valore, no, facciamo così, giusto, tanto per, ma la partita è ovviamente stravinta ragazzi, stravinta, mancano 4 secondi. Buonanotte, smetti. Allora, ragazzi, se il matchup è fattibile, non lo so, credo che l'abbiate visto. Guardate l'ultima partita, buon matchup, l'abbiamo vinta senza problemi. Mi dispiace, ragazzi, sapete cosa? Io vi chiedo scusa. Perché ste due partite, cioè sto video, raga, è come se ci fossero tre partite praticamente. Perché queste, raga, vabbè. Io direi che non dobbiamo sempre aggiungere. Ma tra l'altro è top mondiale 1800. Non è top mondiale, incredibile, ragazzi. Sono fuori dalla top. E allora andiamo, dai, famone un'altra. A quanto starà la top mondiale? Roma 26. Fantastico. Allora, anche perché il video è venuto molto breve, 16 minuti, quindi di solito faccio video di 20 minuti. Vabbè, ragazzi, che ve devo dire? Dai, proviamo a ritornare in top mondiale. Che è quello? Bombarolo, no? Sì, allora faccio i golem subito, ragazzi. Ci mancherebbe Others. Piccoide, va bene, ci abbiamo i recruits. È stato nerfato. Aspetta, però potrebbe avere Stain. Ci giochiamo attorno a Stain. Col cazzo, direi di no. Ok, sono pronto. Adesso forse ci devo giocare un pelo attorno, raga, che può essere veramente difficult, li capito? Invece così il pack dovrebbe essere sempre gestito. Le faccio una abilità di snow veramente per sport, raga. È un'abilità di sport, non serviva forse, il pack è andato giù. Ok, devo giocare tantissimo per le reclute, ovviamente, in particolare le reclute Evo, lui soffre. Dovrei tenere 7 per Stain. Paradossalmente, giocare 7 su Stain mi può anche andare bene. Il problema è drago elettrico, in realtà. Non ce l'ha l'opponent, in questo caso, lo so. Facciamo così, magari. Vediamo un po' se ci gioca da solo Stain a destra. Questo è una scamplay a tutti gli effetti, è un trucchetto che tira l'opponent, anche perché sto a registrare il video e secondo me viene fuori una roba veramente carina, cioè divertente da vedere. Ho perso la partita, raga. No, forse ancora no, dai. Ci sono vicino, magari, ma non è ancora persa. Non so se mi arriva il farmer. Sì, è arrivato, non ci credo, arriva. Grandissimo il farmer che ci salva in extremis. Oddio, se potrebbe fa fireball adesso. Lo so, raga, sì, fireball poteva essere molto interessante della... No, opto per questa perché non c'ha Stain, capito? Sto golem è molto più forte di quelli di prima, raga. In tutte le sue difese l'opponent ha proposto Stain in difesa. E stavolta, indovinate un po', lo Stain è ancora in vita. Essendo un campione, per regolamento non ritorna nel mazzo, mi capite, ragazzi? Quindi questo golem è molto, molto più forte di tutti gli altri che ho tirato durante questa partita. Il problema è che mi farà uno Stain veramente forte. Peccoide Evo. Oh, ma se prova a scammare la bestia all'opponent, tipo così, che dite? Può essere una play interessante? Forse no, forse sì, forse non no. Qui ha sbagliato, mi sa. Devo ciclare golem, purtroppo. Devo sbrigarmi con le golemone. Dovrebbe essere vinta, anche se c'è uno stronzo laggiù. Ok, se splittavo le golem, grazie a Dio Padre Onnipotente. Dai, dai, che non mi fa la torre, dai, che non mi fa la torre, dai, che non mi fa la torre. Benissimo, raga, bella partita. Allora, raga, corre Cruiz, so counter, ovviamente. Cioè, poco da dire, raga, dovevo vincerla io. Ho giocato in modalità un po' creativa, così ho fatto una golem a destra per rendere la partita un po' più spumeggiante. Se poteva giocare in maniera, ovviamente, molto più safe. Farite, ma quant'è la top mondiale? A parte gli scherzi, ma io volevo fare un video in cui ritorno in top mondiale, ma mi sta un attimo a pia, oddio, nefasto, ma quant'è? Tipo 1900 medaglie, top mondiale, raga, sì. Guarda quanti giocatori, oh, sono arrivati tutti a 2000 e poi si sono fermati, avete fatto bene. Minchia, raga. Minchia, ma sarà complicatissimo tornare in top mondiale. No, dai, 1918, dai, proviamo a tornare in top mondiale, questo è il senso del video, raga. Torniamo in top mondiale. È questo il senso del video. Andiamo. Lucas Royal. Non è il vero Lucas. Al cannoniere.
E le carte al 14. Cioè, ma fuori dalla top mondiale c'è gente con le carte al 14, mica lo sapevo. Vi giuro che non lo sapevo. Boh, io attacco, raga, perché, boh, carta al 14. Sto video poi adesso rischia di diventare troppo lungo. Cerchiamo di andare direttamente al Sodos. Recruits, non ho giocato bene. Che cos'è quello? Ah, ah, arcieri. Ma Nefasto, perché sei così spaventato, scusa, dagli arcieri? Cioè, come se avessi visto, che ne so, un mostro. Arcieri, ma sicuro. Ma arcieri, ci mancherebbe Oters. Allora, qua dovrei giocare Royal Recruits pure io. Ve posso dire una cosa? Fanno vomitare ste reclute. No, non me la sento, raga. Mi dispiace, ma io qua so che la migliore reclute, ma io non la faccio. Orca puttana, famo subito reclute, raga, come vi dicevo poc'anzi, eh. Le famo veramente subito. Peccato per la Flying Machines, che effettivamente dà fastidio. Ovviamente se tiro Fireball lì, fa finire che perdo io. Qua la situazione dovrebbe essere anche buona. Sono in leggero svantaggio, secondo me. Qua non sono più in leggero svantaggio, però. Perché se io riesco ad avere reclute evolute per le sue reclute evolute, secondo me sono veramente coperto da tutte le sue giocate. Forse Ram potrebbe scammare, devo starci un po' attento, devo anche essere offensivo. Qua la mia idea è giocare, avere le reclute. Se riesco ad avere reclute evolute, raga, la partita è vinta, secondo me. Però devo riuscire ad averle, questo sì. E non ce le ho. Però lui va passivo. Allora noi andiamo con la strega, la streghina. Perché la streghina fa i pipistrelli e lui c'ha il cannoniere. Allora, abbiamo Recruits in compenso. Sulle sue Recruits Evo anche noi possiamo fare Recruits Evo. Esattamente, raga. Volevo dovevo giocarne tre. Ok, no, così va benissimo, eh. Delle volte colpiamo anche Ram Rider. Allora, raga, paradossalmente posso pure giocarmela in attacco, secondo me, sta partita. Avete capito bene? Me la posso fare tranquillamente. Posso tranquillamente giocare a così, ragazzi, senza problemi. Perché la Ram non farà mai tre corone, l'ho colpita. Mo' c'ha Ability Snow, capirai, mo' è un casino per l'opponente. So che può essere una roba strana, no? Non difende in quello spot. Ovviamente è una giocata fortissima. Devo stare solo attento a Cage Evo una volta ogni 3000. Se me si splitta, veramente non posso più perdere, raga. C'è veramente poco da dire. Sì, la Fireball delle volte colpisce anche delle Ram. Qua la partita è completamente impossibile da recuperare per l'opponente. No. Delle volte colpisco ancora Ram. Stavolta no, va bene, poco da dire. Non è un problema. Poi Golem difensivo, giusto per distrarre. Ricordiamo che comunque le Golem è anche una carta di difesa, per quanto può sembrare assurdo in questo mazzo, raga. Soprattutto quando la partita giunge al termine. E Golem è veramente forte in difesa e so serio, raga. Bene ragazzi, bene. Siamo a una partita dalle 1009. Non siamo ancora in top mondiale. No, fa ridere, raga. No, mi sono in testa a Dio, raga. Voglio arrivare in top mondiale in questo video. Torniamo in top mondiale. Eh no, raga, scusate. Adesso capisco il drop, capisco lo script. Però così non va bene. No, io in questo video voglio ritornare in top mondiale. Che vi devo dire? Arietex. Leggera imprecisione. Dovevo fare prima scheletri e poi la puttana, perché avrei girato prima l'evoluzione. Così non ho giocato la migliore, sono disonesto. Nefastins. Ma che è? Ma questo è un bridge spam. Cazzo, Nefastins potrebbe dare un po' di problemi alle mie recruits. Vabbè, vediamo un po' che se invenderà. Ah, cazzo, peccoide. Ma qual è l'idea malsana qua, raga? Che se l'opponent fa l'abilità di Nefastino ha perso. L'idea è provare a difendere tutto il pack. Ok, io dovrei aver vinto, no? Perché il pack lo fermo veramente sempre, in teoria. Ma sempre. No, non aspetto troppo, in realtà. Faccio prima questi, raga. Voglio gestire Nefastins, altrimenti i danni sono abbastanza atroci. Ah, oddio, non è che c'è il mago. Se è il mago è 100-0 lui. Non mi sembra che questa versione sia quella col mago. Ok, no, io intendevo il mago, quello di fuoco, però, non intendevo questo. Raga, ve posso dire una cosa, so che mi odierete tantissimo, raga, ma qua c'ho questa che è veramente forte. Non dico che vince la partita, raga, non dico che vince subito la partita, ma è una play veramente, veramente atomica questa. Io non posso non proporla al mio opponent, scusatemi, la facciamo veramente sempre. Se Nabbo farà pecca, ci giochiamo attorno con scheletri Evo. Se no va comunque bene, abbiamo fatto un sacco di danni. Lui opta addirittura per Nefastins qua. Che non è così male, paradossalmente. Occhio quando facciamo spell cycle. Questo sì, raga. Tipo adesso io non mi sento di fare spell cycle. Non ancora.
è giusto fare Spell Cycle è sicuramente la chiave per vincere questa partita, ma dobbiamo aprire la fessura. Qua attacchiamo violenti, però sì, questo punto sì, ragazzi, very Poctus qui. A sto punto non serve più neanche probabilmente. Ok, è iniziato il per 2, dai, andiamo di Spell Cycle come vi dicevo. Tra parentesi, se avete un campione nel mazzo e volete fare Spell Cycle, considerate l'idea di giocare prima il campione. Tipo io qua ho giocato il campione, no? Il mio mazzo è da 7 carte in questo momento, perché il campione per regolamento non torna nel deck. Quindi se volete fare Spell Cycle, ecco, questa delle volte, soprattutto se la torre ha ancora tanti HP, può essere un bel modo, ragazzi, un bel modo di giocare. Giocare prima il campione, avere un mazzo di 7 carte e girare prima gli incantesimi, ragazzi. Le spell. Allora, dovrei essere tornato in top mondiale, quel tipo c'aveva più o meno le mie medaglie, lui c'era in top, io no. No, siamo tornati in top mondiale, ovviamente solo top 10.000. Ragazzi, siamo a 3 partite dalle 2.000, risultato che avevo fatto 2 settimane fa, ormai, no, una settimana. Io vi aspetto in live sul sito Viola, ragazzi, giocheremo e scaleremo ancora, non so se con questo mazzo, fatemi sapere, datemi dei feedback. Tra l'altro oggi c'è un torneo, raga, torneo quelli dove do i pass, scrivo tutto su Instagram. Sono contento, è venuto fuori comunque un bel video, raga, le partite le ho vinte tutte, tranne queste due, raga, scusatemi. Però se poteva fare veramente poco, mi permetto di dire. Le altre comunque erano tutti matchup fattibilini, nessun problema, opponent non magari troppo preparati. Avete visto, raga, non ho avuto troppi problemi, dai. Raga, io vi saluto, ci vediamo questa sera in live. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buona domenica.